Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Moomin'Sport07. Siamo qui con il riassunto della 26esima giornata di Serie A Team 2020-2021, partita giornata che ha visto Inter, Juve e Milan confermarsi in cima alla vetta della classifica, mentre Lazio e Atalanta hanno perso punti con la Roma che si insida nuovamente in zona Champions e con il Napoli che si rifà sotto prepotentemente grazie alla vittoria per 3-1 sul Bologna. Detto questo ragazzi, non prendiamoci in chiacchiere, ringrazio buon Antonio per le clip e partiamo subito col video. Vamo ragazzi! La prima partita che andiamo ad analizzare ovviamente è come al solito quella dell'Inter. Come non iniziare dai nerazzurri ragazzi, che battono gli altri nerazzurri e si confermano in vetta alla classifica con 6 punti di vantaggio sul Milan, ben 10 sulla Juventus che però c'ha una gara in meno. Miglior attacco della Serie A, seconda miglior difesa e sesta vittoria consecutiva. I numeri danno veramente tanta ragione a questa Inter. Si può parlare di fortuna, si può parlare di mentalità vincente. Beh ragazzi, la verità sta nel mezzo. Cioè ragazzi, io non mi appellerei al fatto che ieri hanno vinto con un tiro in porta, perché alla fine le grandi squadre vincono anche così ragazzi. La Juve per 9 anni ha vinto scudetti giocando 4 partite all'anno, diciamo, con delle vittorie così ragazzi, quindi insomma si può parlare di fortuna, si può parlare di mentalità vincente, quindi insomma è mentalità vincente. La vera fortuna però sta nel fatto che veramente non si infortuna mai nessuno, perché magari l'Inter, oltre ad avere una rosa un po' più lunga numericamente, non qualitativamente ma numericamente, della Juve, ha anche il fatto che non gli si rompe mai nessuno. L'Atalanta, dopo comunque 4 vittorie consecutive, torna a perdere, ma ci può stare, insomma, è a meno 1 dalla Roma che è quarta, sono in piena battaglia per la zona Champions, sono 14 le partite vinte, 12 le partite non vinte, quindi insomma ragazzi, è anche la... hanno anche una sconfitta in meno della Roma, possono tranquillamente ambire alla zona Champions. Altra partita che andiamo ad analizzare è l'Udinese che ottiene un'altra vittoria battendo 2-0 un Sassuolo che ormai non vince. Per farvi capire, negli ultimi 5 turni ha avuto 5 punti, che comunque è una media da salvezza, cioè ragazzi, alla fine il Sassuolo l'importante è che è salvo. Hanno un po' staccato la spina sicuramente, però comunque hanno 16 punti di vantaggio sul Torino che è 18esimo e 14 sul Cagliari che è 17esimo, perché il Torino comunque c'ha 2 gare in meno, quindi la salvezza dovrebbe essere anche abbastanza tranquilla. Leggermente meno tranquilla l'Udinese, che ha 4 punti in meno del Sassuolo e quindi 12 punti sul Torino e 10 sul Cagliari. Però lo spiulo, si dice in Puglia ragazzi, però il pricio, come il pensiero che può venire, è che questo Udinese non rende come dovrebbe rendere. Cioè nelle ultime 4 partite sì, perché nelle ultime 4 partite hanno fatto 8 punti, una media di 2 punti a partita, una media da Champions League. Però questo Udinese, che è la settima miglior difesa del campionato, con l'11° posto in classifica, la settima miglior difesa del campionato ragazzi, hanno veramente ottime potenzialità, secondo me potevano ambire anche l'Europa League, perché hanno costruito veramente una rosa forte forte, hanno un'ottima difesa e in attacco potevano fare qualcosina in più, perché comunque con gente come De Paul, Pussetto, Okaka, Llorente, Pereira, cioè insomma ragazzi, hanno fatto veramente una bella rosa quest'anno, potevano ambire qualcosa di più, però si dovrebbero comunque accontentare della zona salvezza. La prossima partita da analizzare dalle mie pareri è il Napoli che regola che vince per 3-1 sul Bologna. Napoli molto molto altalenante, ormai da 2 mesi che il Napoli vince appena il 50% delle partite tra tutte le competizioni, fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Europa League, rimane solo il campionato. Se non si qualificano in Champions sarebbe praticamente un fallimento, però io continuo a vedere questa squadra come una squadra troppo criticata ragazzi. Ricordiamoci che Gattuso ha giocato 3 mesi con Petagna senza poter contare su Mertens, senza poter puntare su Osimhen, che è il loro acquisto più oneroso di tutta praticamente la storia del Napoli, a quanto lo so. Napoli che comunque ottiene 10 punti nelle ultime 5 partite, perché io mi baso quasi sempre su quello, e quindi 2 punti a partita, una media ottima da Champions, 47 punti in 25 partite, sono quasi 2 punti a partita totali, che comunque sarebbe i punti che ha la Roma, 50, con una partita in meno che comunque sarà molto difficile da vincere. Sono a 47 punti, sesto in classifica, a meno 2 dall'Atalanta, a meno 3 dalla Roma e a meno 5 dalla Juve, quindi troppo male comunque non li vedo. Il Bologna ha un po' staccato la spina, però insomma ci può stare, anche se dal Bologna mi aspetto sempre quel qualcosa in più. Importante per il morale inoltre la vittoria del Milan, perché è una vittoria comunque contro un avversario molto molto ostico su un campo molto molto difficile come quello del Verona. Milan che non dico che si è reso per il campionato, perché comunque sono 6 punti da recuperare molto molto difficili all'Inter, considerato che il Milan è un po' come la Juve che a giro si spezzano un po' tutti. La trovo un po' difficile recuperare l'Inter. Forse può farcela la Juve perché ha qualche qualità più del Milan, però insomma il Milan ha ottenuto 7 punti in 3 partite, che comunque dopo 2 sconfitte consecutive fanno morale ragazzi. Però l'Inter è a 6 punti ed è un dato di fatto ragazzi, è un dato di fatto che l'Inter è a 6 punti e che è praticamente in qualche modo scappata via. Spero per loro che possano assolutamente riprendersi, ci mancherebbe,
Però insomma, intanto hanno una vittoria importante che fa morale, non è l'unica vittoria importante che hanno fatto ultimamente. Vedremo come andrà con Manchester United. Per il momento, se il loro obiettivo rimane la Champions League, sono comunque con 7 punti di vantaggio sull'Atalanta e 6 sulla Roma. Quindi insomma, stanno facendo bene anche in quest'ottica. Di Francesco umiliato, di Francesco che con il suo Cagliari, vabbè, suo, non più, avevo ottenuto veramente tantissime sconfitte di fila, se non erro erano 8 sconfitte di fila, mentre Semplici fa 7 punti in 3 partite, una media da Champions League. Ha fatto 6 punti semplici, cioè 6 punti, 7 punti in 3 partite. Di Francesco ne aveva fatti 15, ma nel 10 volte tanto. Cioè, ragazzi, in 23 partite 15 punti, mentre Semplici ha fatto 7 punti in 3 partite, cacciando via fuori il Cagliari dalla zona retrocessione, portandolo a meno 4 da Benevento, Spezia e Fiorentina, ma soprattutto a più 2 sul Torino. Torino che comunque c'ha 2 gare in meno. La Sampdoria sembra aver un po' staccato la spina, basti pensare che delle ultime 4 hanno fatto solamente 2 punti. Però insomma la media da salvezza ce l'hanno, perché se andiamo a vedere invece le ultime 5 sono 5 punti. Allora in quell'ottica rimangono nella metà sinistra della classifica, ma vengono agganciati dall'Udinese avendo staccato leggermente la spina. Bene anche la Roma, che praticamente come tradizione loro le vincono tutte praticamente le gare con le piccole, diciamo così. Il Genoa che sembra un po' aver alleggerito quell'ottimo morale che si era creato con Ballardini. Genoa che ottiene 3 punti in 5 partite, una cattiva media, però comunque da quando è arrivato Ballardini hanno preso solamente 3 partite, quindi per il momento se andiamo ad analizzare il Genoa ha 7 punti di vantaggio sul Torino che ha 2 partite in meno di loro e ha 5 punti di vantaggio sul Cagliari che è 17esimo, momentaneamente sono 13esimi in classifica, hanno un po' staccato quell'ottimo umore che si era creato, quell'ottimo gioco, quell'ottimo senso di risultato. Ottimo senso del risultato, nel senso che diciamo che l'importante era vincere, non come giocavi, e alla fine si è cacciato fuori dalla zona dove stava prima, anche se potrebbe ritornarci. Roma, che invece non ne perde una con le piccole, veramente incredibile. Hanno solamente pareggiato col Benevento ultimamente, ma per il momento quarta in classifica. Benissimo la Roma, che viene troppo criticata anch'essa, soprattutto Fonseca. Maledizione invece per il Parma, cioè sono 3 partite di fila che cercano di vincere, ma non ce la fanno. Cioè il Parma che e al terzo pareggio in quarto partita, solo con l'Inter non sono riuscito a pareggiare, ma con l'Inter comunque hanno un milione di contatti in attacco. I miglioramenti si vedono, cioè nel senso, se tu mi dici del Parma, i miglioramenti sicuramente si sono visti, anche se resta all'ultimo posto, quindi sono una squadra che ha vinto meno in campionato, addirittura 2 vittorie in 26 partite, ma ragazzi, quanti punti hanno perso in questo mondo, veramente una cosa incredibile, cioè devono avere 6 punti in più, avere avanzato il campionato. Peccato, sono sicuro che quando ritorneranno gli attaccanti dopo che scrivono la salvezza ci proveranno, anche se secondo me la fine recupereranno. Fiorentina che non so, tengono punti pure in merito a me, cioè è incredibile, poi per quello che ha fatto sta facendo cagare, dai, almeno prendono un vedere così, far cagare con qualsiasi della loro provincia, anche un attacco qua, ci punta la mente. Comunque andate Spezia e Benevento invece, dico perché vi parlo di fondamento, lo termini quando si può fare giù, soprattutto nelle zone di salvezza ragazzi, che vale proprio più in queste zone di fare giù. Non sono delle province e sono due punti di fare.